partenza? Eccoci. Mister, comincio io. Bentornato. Grazie. L'abbiamo già detto qualche volta negli ultimi tempi, questo bentornato. È un ritorno per te, è stata una cosa improvvisa quando è nata, quando ti hanno chiamato? No, anche per me è stata una cosa improvvisa, naturalmente. Quindi niente, però torno con piacere, naturalmente essendo dispiaciuto per quello che è successo al mio collega, ma era successo anche a me, e soprattutto con grandissima motivazione, sia io che il resto del mio staff, quindi convinti che si può fare un grande lavoro, non è facile. Però possiamo sicuramente fare bene. Io le chiedo invece, bentornato anche da parte mia, se la sente un po' come una sorta di rivincita, non so se è la parola giusta, questa richiamata da parte di Cellino, e anche che cosa vi siete detti, perché credo che i punti da chiarire possano essere stati tanti, visto che appunto già una volta era stato esonerato, visto quel che disse anche Cellino a proposito del suo esonero, che non vi conoscevate, che quindi lei non riusciva a trasmettere a lui quanto valeva questa squadra, eccetera, eccetera. Ma secondo me c'è stata una forma, tra virgolette, di conoscenza da parte di entrambi, nel senso che comunque è vero che lui non conosceva me, e si conosceva anche poco la squadra, e 8 giornate naturalmente erano poche per poter capire quello che si poteva o non si poteva fare con questa squadra. Una squadra secondo me buona, che sicuramente ha bisogno di qualcos'altro, e quindi la decisione del presidente allora fu una decisione dettata da questo, dalla mancata conoscenza soprattutto secondo me nei miei confronti, e io ho accettato perché comunque tra virgolette il presidente, quando ha preso il Brescia, mi ha trovato qui, quindi questa è una scelta sua. Adesso è tutto completamente diverso, mi ha rivoluto lui, quindi mi ha rivoluto qui, ed è una scelta sua, e niente, io ho pochissimo da dire, nel senso che so quello che può fare questa squadra, so che abbiamo tanti margini di miglioramento, ma so anche che deve sempre giocare a mille per fare bene. Questo è una delle cose che abbiamo discusso con il presidente in questi giorni, soprattutto ieri e oggi, parlando appunto di quelle che possono essere gli innesti in squadra, e vedremo appunto di far sì che questo possa avvenire. Non è semplice, perché il mercato di gennaio comunque non è un mercato facile. Tra virgolette, noi non abbiamo bisogno di giocatori buoni che siano come quelli che abbiamo noi. Se deve venire qualcuno, deve essere, tra virgolette, più forte di quelli che abbiamo, o comunque deve farci fare un salto di qualità. Però c'è lo spirito di rivalsa, di rivincita? Se mancasse questo, non si potrebbe fare il mio mestiere. Più che una rivincita è voler anche dimostrare che questa è una squadra che può fare bene, come avevo detto all'inizio, una squadra che secondo me non si è ancora espressa, né in questi, parlo di questi 6 mesi, non parlo degli ultimi 3 mesi, me ne riguarderei bene, per quelle che magari sono le potenzialità di questa squadra. Quindi c'è del lavoro da fare sicuramente. E abbiamo già iniziato. Il rientro negli spogliatoi, come è stato? Normale, abbiamo parlato anche poco, perché non è cambiato nulla da quando io sono andato via. Sono gli stessi giocatori. Fortunatamente in questi mesi abbiamo tra virgolette recuperato qualche giocatore che io non ho avuto la fortuna di avere, perché Torregrossa si è fortunata all'inizio. Il Dall'Oglio stesso ha avuto dei problemi, quindi qualche giocatore l'ho trovato in buona condizione, quindi questo è importante. Per il resto abbiamo ripreso il filo che avevamo interrotto a ottobre. Bentornato anche da parte mia. Grazie. Si sente cambiato lei dopo l'esperienza, visto che se non sbaglio è stato il primo esonero della sua carriera.
il secondo c'è stato quello di Trapani, ma quello di Trapani è stato però un mese e mezzo alla fine, quasi due mesi alla fine, è diverso. Lei si sente cambiato e volevo chiedere se in queste 13 partite il Brescia l'ha guardato. Io credo che certe esperienze ti devono cambiare, è bene che ti cambino, l'importante è che ti cambino in meglio, questa è la cosa più importante. Io mi sento sicuramente cambiato, no, non di molto, mi sento diverso, ma non di molto, nel senso che non è che cambia il mio modo di vedere il calcio per l'esperienza appunto dell'esonero, assolutamente no, però ci sono cose che sicuramente ho capito più in fretta di quello che era il percorso normale appunto per poter capire determinate cose. Sono stati fatti sicuramente alcuni errori e speriamo che questa esperienza ci serva, o mi sia servita a non commettere più questi errori. Quindi, quali erano stati questi errori? Volete sapere tanto altro? No, gli errori, noi che siamo portati purtroppo, tra virgolette dico purtroppo, ma è il nostro mestiere a fare delle scelte, chi fa delle scelte normalmente sbaglia, la cosa importante è sbagliare meno possibile, ecco, perché il nostro è un lavoro dove continuamente devi scegliere, a volte le scelte sono anche pensate perché ha il tempo di pensare, a volte non ha nemmeno il tempo di pensare tanto e sei magari spinto un po' dall'istinto, un po' da quello che è stato il passato, un po' da quello che ti ha detto la settimana. Quindi sono errori che magari, col senno del poi naturalmente, non rifaremmo più, non rifarei più. Però, ripeto, tutto sommato, quello che si è fatto comunque, non rinnego nulla di quello che ho fatto. Buonasera, bentornato. Grazie. Ci sono due settimane per il mercato aperto. Chiedo, entrando nello specifico, se le scelte di mercato di cui state parlando andranno nella direzione di una squadra schierata con una difesa a tre, visto che mi pare di capire che questo fosse anche un po' uno dei nodi per Cellino nei giorni scorsi. Sì, io ho parlato con la società, ho parlato con i direttori e ho detto quello che penso. Vi dico anche la verità che ci siamo subito trovati d'accordo su quello che possono essere i movimenti da fare. Questa è una squadra che secondo il mio punto di vista deve avere una base di partenza con una difesa 3 e poi di volta in volta vedere, ma la base, quindi la fisionomia della squadra deve essere inizialmente con una difesa 3/5 naturalmente, con i due esterni che poi possono essere più offensivi, meno offensivi gli esterni, che poi di tanto in tanto si possa anche togliere un centrale e giocare con i quattro, questo ci può stare. Però di base dobbiamo giocare con i tre, anche perché abbiamo dei difensori centrali che sposano il loro ruolo soprattutto giocando a tre. E tra l'altro abbiamo anche tanti centrali, significherebbe comunque giocare a due e cambiare completamente metodo e modulo. Significherebbe andare a prendere tanti altri giocatori, degli esterni diversi da quelli che stiamo cercando. E quindi di base c'è questo, dopodiché vedremo. Salve, grazie. Si è parlato molto di Embalo, un giocatore che lei ha avuto. Si sposa un 3-5-2 Embalo, può farlo quel ruolo di esterno o eventualmente è un giocatore che non può rientrare in questo progetto? Embalo è un giocatore che può fare tutto. Bentornato anche da parte mia. Grazie. Emozionato per il ritorno immediato a Rigamonti? Sì, nel senso che è sempre. Rispondo io. Ok. Sì, è sempre bello giocare a Rigamonti, è partita tra l'altro tosta, una partita importante, tutte e due le squadre sono lì molto vicino in classifica, quindi aspettiamo con trepidazione questa partita, cercando di prepararla nel migliore modo durante la settimana naturalmente, vedremo. Mister,
Ma Cellino le ha dovuto in qualche modo convincerla a tornare o non c'è stato il minimo bisogno di un convincimento da parte del presidente, cioè il primo contatto telefonico? Di cosa l'ha detto? Ho bisogno di lei per salvarmi? Abbiamo parlato di tante, tante altre cose, anche quello che la squadra può fare, quali possono essere le strategie di mercato. Io ho comunque dato la mia disponibilità al ritorno, anche perché sono ancora contrattualizzato e tesserato con il Brescia, quindi e basta, niente di che. Però mister, siccome avevate trattato anche la rescissione, per un motivo o per l'altro non avevate trovato l'accordo, onestamente è rimasto sorpreso di questa richiamata? E aggiungo, lei non è qui solo perché mi sembra di aver capito, no? Che ha detto che ha tante motivazioni, perché è sotto contratto, ma anche perché ha voglia comunque di assolutamente di assolutamente sì. E in realtà non abbiamo mai trattato la risoluzione del contratto, se n'era solo parlato, sì, ma una cosa così, ma niente di che, non ci siamo mai seduti a parlare. E per quanto riguarda la motivazione, sì, ne ho tantissima, e devo trasmetterla anche alla squadra, ma di questo ne sono assolutamente certo. Ma che è nel rimasto sorpreso della richiamata? Sai, quando sei sotto contratto e la squadra comunque diciamo non ha fatto molto 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 bene, ci può sempre essere una chiamata, non, tra virgolette, non me l'aspettavo, devo dire la verità, però ci può stare, nel calcio ci può stare, ecco. A questa squadra serve un regista, secondo lei, mister? Cioè, se ne è parlato tanto nelle settimane scorse con il precedente allenatore, cioè sembra un po' una lacuna di questa squadra non avere un playmaker, è una delle sue richieste sul mercato? No, non è una mia richiesta particolare. La domanda che ci dobbiamo fare è... prendiamo un regista, chi? Dove sono i registi in Serie B? Prendiamo un regista dalla Serie A, chi ha un regista se lo tiene stretto? Cioè, nel senso che siccome noi abbiamo dei giocatori che comunque possono fare quel ruolo, se dobbiamo prendere un giocatore come quelli che abbiamo noi, meglio non prenderlo, anche perché se prendi un regista sei sempre obbligato comunque a giocare con il regista. Noi stiamo parlando di questo, se c'è l'opportunità di prendere un ottimo giocatore, la società lo prenderà, mi hanno assicurato che lo prenderà, però vi dico la verità, non è la cosa più importante, oggi non è la cosa più importante. Le volevo chiedere una cosa invece per quanto riguarda, se avete deciso, avete messo comunque in chiaro che i 22 in panchina li vuole anche lei? Non è come le 8 giornate iniziali in cui un pochino bastano fare ruoti è stato messo. Le dico la verità, non ne abbiamo nemmeno parlato, perché lo do per scontato. Non abbiamo parlato. È però, una però delle cose che gli è più stata sul gozzo il giorno successivo alla sua. No, era una scelta che comunque avevo condiviso. E comunque era una cosa della quale ne abbiamo anche parlato, però era una scelta societaria e ripeto, era così. Dopo le cose sono cambiate, ma non mi è rimasto niente, come si dice sul groppone, no? Niente di che. Ma adesso ripeto, non l'ho nemmeno chiarita come cosa, perché l'ho dato per scontato. È comunque un vantaggio per quasi, sì, come in più innegabile. Sì, soprattutto quando comunque hai tutti i giocatori recuperati, quindi che ti possono anche cambiare la partita, hai possibilità di scelta. So che non è mai bello parlare di chi c'è stato precedentemente, però vi chiedo se ha visto il Brescia e che Brescia ha visto nel periodo, nel lasso di tempo in cui non è stato sulla panchina. Ho visto il Brescia, ma non dico niente. Secondo lei perché questa squadra non si è ancora espressa? Lei ha detto prima, è una squadra che ha ancora Maggi, che non è ancora arrivata perché, ma qui entriamo nei dettagli, e siccome negli ultimi 3 mesi non sono stato io ad allenarla, vi dico la verità, non mi sento di dire altro. Io avevo una mia linea che ho interrotto naturalmente, da lì devo ripartire, ma non mi sento di dire altro, perché andrei a parlare di cose che secondo me non stanno oggi, non stanno né in cielo né in terra, e non mi permetterei mai di farlo, ecco.
squadra ha trovato una certa solidità difensiva nonostante la percezione che si è esposta ai suoi fermi, in realtà la sesta difesa del campionato. Il problema è che al penultimo attacco il Caracciolo da solo ha segnato più di tutta il resto della squadra messa insieme, cioè il problema è lì davanti, cioè c'è questa Caracciolo dipendenza che è ancora più forte rispetto agli altri anni. Vedremo di lavorare in questo senso, che non sia solo Caracciolo a fare gol o comunque arrivare in zona gol. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo anche altri giocatori che possono inserirsi bene, che spesso possono arrivare in zona gol. Vedi Bisoli, vedi Mascini, vedi Furlan. Non è semplice, ma ci si deve lavorare. Si deve lavorare in questo senso, sicuramente. Posto? Ok. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie.